40 minuti per ammirare le bellezze del Golfo Partenopeo, dalla Gaiola a Nisida, da Palazzo Donnanna a Castel dell'Ovo, passando per Villa Rosbery e Mare Chiaro. Anche Napoli, come Parigi, da sabato 7 settembre avrà il suo Bateau Mouche, un'iniziativa promossa dal consigliere comunale Carmine Attanasio e realizzata grazie alla società Alilauro, che ha messo a disposizione navi e pontile a costo zero per il comune. Fare in modo che i turisti ed anche i napoletani, che per il 60% non conoscono la costa della propria città, possano avere l'opportunità di fare un giro in barca, che alla fine può essere anche un grande ritorno, perché nei fatti noi andiamo anche a riempire di contenuti l'area pedonalizzata di Via Caracciolo. Si vede Napoli dal mare ed è un'iniziativa per i turisti che vogliono visitare la città di Napoli, offrendo un'alternativa ai servizi a terra. Il percorso marittimo è quello più bello, per cui riprendere da Mergellina questa storica iniziativa è un fatto importante. La prima partenza a bordo del battello ci sarà sabato prossimo alle 13 presso il terminal di Mergellina. Nella stessa giornata sono previste corse anche alle 15 e alle 17. Si continuerà in via sperimentale per tutto il mese e nei giorni di sabato e domenica. Speriamo poi di farlo da maggio a settembre del prossimo anno tutti i giorni, quindi aspettiamo una risposta anche da parte dei cittadini napoletani. Contenuto il costo del biglietto, 4,50 euro per gli adulti e 3 euro per i più piccoli, mentre alle 15 il giro turistico è gratuito e riservato agli ospiti delle case famiglia. È una specie di regalo bellissimo che un imprenditore con grande sensibilità e senso di responsabilità intende fare ai bambini e ragazzi della nostra città, che non avrebbero accesso diversamente a questo tipo di iniziative. È un'iniziativa che sperimentiamo e che però ha in sé il potenziale per diventare un nuovo grande attrattore turistico della città, quindi da questo punto di vista l'abbiamo patrocinata con convinzione e diamo merito all'imprenditore che con coraggio la sta promuovendo, la sta affrontando, e speriamo che possa diventare dalla prossima estate non solo sperimentale per un mese, ma coprire l'intero arco dell'estate.